Ma cosa dire? È un onore e un piacere per me, è un orgoglio poter rappresentare in piccolo quella che è stato la parte musicale del dopoguerra, perché abbiamo fatto una scelta accurata di pezzi che sono comunque stati poi un grande connubio durante questa serata, che io devo dire veramente un forte grazie alla dottoressa Freno, insomma, per avermi invitato, e agli autori. Devo dire che l'emozione è stata tanta. Io sono un tenore che nasco nel 2009, mi imbarco sulle navi da crociera quando ho finito gli studi al conservatorio per provare a fare una esperienza diversa, ma un'esperienza molto forte, perché pensa che io quando stavo in nave cantavo ogni sera per un pubblico di 2-3 mila persone, e quindi quella è stata per me un'esperienza fortissima che mi ha dato una grande visibilità e soprattutto un grande rapporto col pubblico. Ho capito come la pensava la psicologia, e da lì mi sono poi calato in un personaggio che man mano ho cercato di far conoscere. È arrivata poi per fortuna la televisione, quando ho avuto il piacere di vincere una puntata dei Raccomandati con Marcella Bella. Il grande pubblico mi ha conosciuto con l'apparizione a Domenica Inn di Pippo Baudo. Quello è stato un momento importantissimo per me al Tour de Chant. Poi ho avuto un altro momento importante di ritornare sulle navi da crociera insieme a tutti i grandi artisti della musica leggera, con la crociera Sorrisi e Canzoni, insieme a Albano, Rita Berta, Risa e tanti altri. Sono tutte piccoli pezzettini di un puzzle che poi mi portano nel 2015 a portare questa nuova canzone a tutti gli italiani che vivono all'estero, che ho scritto qui a Roma insieme a una collega che è Tiziana Grassi, e abbiamo scritto questa canzone insieme per portarla agli italiani che vivevano nei paesi esteri, e siamo stati in Argentina, in America, l'abbiamo fatta conoscere a tanti, e oggi io ho tirato fuori il tenore pop, che è questo tenore che prende la melodia italiana, ma soprattutto quella napoletana, perché sono partenopeo, e prendo spunto dal grande Bocelli, dai ragazzi del Volo, per poi creare, diciamo, ecco, la mia identità, che è un'identità comunque pressappoco partenopea e anche un po' teatrale. E mi auguro, insomma, ecco, che arrivati a questi primi 10 anni, se Dio vorrà, gli altri 10 saranno, come dire, pieni di cose belle, perché abbiamo seminato tanto, ho raccontato le cose belle, ma ci sono anche tante esperienze che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire tante cose, quindi anche tante importanti gratificazioni che sono arrivate e non sono arrivate. Però oggi io sono qua, sono una realtà, canto, è il mio lavoro, sono contento, lo faccio con amore, con passione, e il canto è la mia vita. Questo è tutto.